garantire a tutte le persone oneste di poter svolgere la loro attività, di poter svolgere la loro vita in una cornice di sicurezza e di legalità. Ovviamente lavoreremo strettamente insieme con il prefetto di Reggio Calabria e con la Procura della Repubblica, con gli organi giudiziari di questa provincia e con tutti quanti i comuni delle altre forze dell'ordine per garantire questa sicurezza ai cittadini. Ma sicuramente è un elemento estremamente importante a cui tengo moltissimo. Le violenze di genere generano a loro volta tutta una serie di reati e di situazioni collaterali che dobbiamo assolutamente prevenire più che combattere. Se non si fa prevenzione in questo settore diventa estremamente complicato poi andare poi a raccogliere i cocci di ciò che succede. Gli strumenti a disposizione del questore sono tanti in questo settore, dall'ammonimento, all'allontanamento, all'omicidio familiare. Bisogna cogliere i primi sintomi di questi fatti per evitare che vengano poi portati a ulteriori conseguenze. Se siamo presenti nell'attività di primo intervento, nell'attività legale che interviene nella prima lite di fronte a questo tipo di situazioni, riusciamo a prevenire fatti molto più gravi, riusciamo a evitare tragedie come quelle in cui purtroppo spesso assistiamo sull'intero territorio nazionale e riusciamo quindi a ricreare un clima di serenità che un domani può sfociare invece in una maggiore tragedia da parte di tutti.